Ciao, grazie alla tua parte numero 15 del display di Mario Rabbids Kingdom Battle. Nella parte scorsa abbiamo finito il capitolo 2 con tanto di capitolo segreto. E oggi siamo pronti ad affrontare le sfide del capitolo 2. 10 come prima. E iniziamo dalla prima. Deserto sotto zero, andiamo. Vediamo cosa ci offre questo gioco. Erano molto divertenti le sfide del capitolo 1. Non vedo l'ora di affrontarne altre. Sconfiggi tutti in 4 turni. Super effetto nemico al 100%. C'è un uragano. Sconfiggi tutti. Sono 6 nemici. Secondo me è forte Luigi in questa squadra. Però Luigi non ha comprato l'arma. Posso farlo adesso? Posso comprare un'arma Luigi? Lui aveva l'inchiostro, vero? Sì. Compriamo questa. E ci mettiamo Luigi. Proviamo. Tanto sono sfide, no? Non serve tanto non servono tanto le cure, eccetera. Anche se vinciamo con due compagni KO e il terzo a cui sopravvive un HP. Agiscono prima loro? È la prima volta che succede. Ah, proprio così. Sobrio proprio. Ma perché agiscono prima loro? Non è mai successo che agiscono prima i nemici in una battaglia. Vabbè. Se devono agire tutti e sei è una cosa abbastanza forte questa. Minchia, quanto è forte sta cosa. Ok, guardate. Cioè, inizia a battere che io muovo il mio primo personaggio che siamo già tutti a due di vita. Wow. Wow, cazzo. Minchia, sei difficile. Minchia, sei difficile. Dove va l'uragano? Va verso sinistra, quindi ok. No. E allora far pialesso perché devo assolutamente fare questo. Dove mi metto? Vabbè, intanto facciamo così. Ci sta. No, a me piace più questo. Ok, Luigi. Che sfiga. Rimane con 2 HP letteralmente. Vabbè, dai, shottalo tu, Mario. Il punto è che io devo togliere congelamento a Rabbit Mario. La cosa è questa. Io devo togliere congelamento a Rabbit Mario. Perché adesso io voglio fare questo. Ok. Fuori un altro, ne abbiamo fatti fuori due. Tornado, non dovrebbe prendere Mario. Però prende quel tizio lì.
L'ho aiutato praticamente. Minchia. Quanto ci ha allontanati da quel tubo, però. Minchia, se ci ha allontanato. Vabbè, andiamo un po' avanti veloce. Okay. Che facciamo? Che Mario non può usare potere M. Madonna, quanto cazzo sono forti sti nemici. Mi continuano a disabilitare le abilità. Ok. Dove va l'uragano? Oh merda. È in pieno dove c'è Rabbit Mario, che sfiga. Quindi in teoria non dovrebbe essere preso Luigi, ma anche se viene preso, no vabbè. È che io voglio mettere una sentinella che esca da qua. E che non so se qui ci arriva. Poi tu fai sicuramente questo. Mi faccio un cazzo di danni. Vabbè, 100 è poco in realtà. Ok. Questo lo ammazzo. Ok, questo dovrebbe essere il quarto. Ma cosa è stato questo e quell'altro che si è nascosto dietro? Sì, dai, uso potere M anche se potenzio solo Mario, ci sta. Non l'ho ucciso per 2 HP. Che sfiga. Vabbè, se si muove lo uccide Luigi. Ah, lo prende. Ah, pure è andato fuori stage. Ok. Oh, Luigi lo uccide, eh. Quello è morto. Se si muove l'altro, Luigi lo uccide. No, perché si cura prima il bastardo. Vabbè, però comunque. Ok, la battaglia è vinta. Fatto. Questa non è facile, eh. Luigi era forte in questa battaglia. Sfida completata. Vai, passiamo alla seconda. Bisogna raggiungere la zona entro 4 turni. Quale zona? Tutto giallo qua, si confonde. Ah no, bisogna raggiungerle tutte e tre. Cazzo. Minchia, questo non è facile. Allora, uno è qua. E ci potrebbe potenzialmente arrivare subito. Ci potremmo andare Luigi, magari. Uno bisogna prendere il tubo qua. Non è particolarmente lontano.
L'altro bisogna prendere il tubo qua. Proviamo. Allora, muovetevi quanto potete. Sì, vabbè, ma mettiti qua, tanto o riparo o non riparo. Non so se cercare di uccidere questo. Lo ucciderei con un critico. Oppure se uccide sicuramente quello. Secondo me uccide sicuramente quello. Poi ti faccio scivolata. Poi uso lui per scavallarti. Non deve andare là. Ci va Rabbit Mario. Perché Mario va qua. Minchia. Mi sei mai aspettato che l'avrebbe colpito da lì? Poi Rabbit Mario va qua. E facciamo il solito giochetto. Così 170. Così. Casualmente 340 danni. Perché no? Quindi a voi sembrano tanti? Quante monete. No, ha fatto due passi con l'elettronica. Ok, raccogliamo tutte queste monete. Ah, c'è anche una qui. Ok. Poi ce n'è anche qua sopra. Allora, Rapid Mario entra qui ed è al traguardo pure lui. Manca Mario, che per un attacco casella non può entrare qui. La vita è dolore. Che palle, ma veramente per una casella. Fai questo. Sordo d'aquila. Non ha senso fare altro. Madonna, mi ha cecchinato letteralmente. Come osi? Spam. Cecchinato numero 2. Ma se si muove questo, lo ammazza pure quello. Che spettacolo. Mi ha letteralmente cecchinato. Allora, raccogliamo tutto il duro lavoro di Luigi. Cioè, vedete, se io giocassi Peach mi mancherebbero troppe queste cose qua. Vabbè, comunque ho vinto, no? Ah, questa è la faccia. Se giocavi Luigi, questa è la faccia. Gold, tre... infatti questa è la fa... infatti difficoltà facile. È sicuramente più facile dell'altra. Allora, sconfiggi tutti in 5 turni. Meno 4 lì col catenaccio.
5, 6, un altro cartegnaccio. E la Madonna! 10 nemici. Infatti la sfida si chiama 10 odiosi conigli. Allora, 4 sono qua e c'è un cartegnaccio lì. 5, 6, 7, 8. 9 e 10. Quanti catenacci ci sono e dove? Ce ne sono 1, 2, 3. Ok. Se io colpisco lui, questo si sposta, il catenaccio arriva a uccidere lui. Cioè, si muove verso di lui, poi vediamo se lo uccide. 5 turni è veramente poco. È veramente tanto, tanto poco. Qua mi sa che avevo usato Peach. Sbagliato, qua avevo usato Peach. Ok, facciamo così. Questo uccide quella da 50, fa muovere il gigante. Quindi attiva sguardo d'aquila e dovrebbe morire. Quindi avrei già dovuto ucciderne due qua. Ok. E lui ha ancora un terzo colpo d'aquila in canna. Per quando si muoverà probabilmente uno di quei 90, tizi da 90 HP. Mario Rapid Mario dovrebbe iniziare a spostarsi già da qua, già qua. Verso quello scudato. Ormai sappiamo il drill. No, non ci arrivo perché volevo avvicinarmi a fare magnetica danza. Perché la vita è dolore? Vabbè, vaffanculo, cosa devo dire? Devo dire vaffanculo. Ma questo che volete dire? Questo che volete che io dica? Cioè, io vista dell'eroe lo uso comunque. Però la vita è dolore. Cioè, sapete questo. Ma quello one shot a quell'altro. E già ne abbiamo uccisi 3 su 10. Catagnaccio non credo che ci arrivi da uno di quelli. Infatti. Questo è pericoloso. Vabbè, ok. Si avvicina, lo attacca Mario. Ok, quello è un altro morto. Ok, ne va fatti fuori 4. Miele dà fastidio. Ma va bene. Cosa vuoi? Ma fai il serio? Minchia, ma che cazzo va a prenderli quelli, Luigi? Il catenaccio non ci arriva da questo. Questo catenaccio è una sola, cioè non ci arriva veramente dei nemici. Se io mi metto qua, lo prendo al 100% quello? No, al 50%. Cioè io, ragazzi, devo spendere un turno per arrivare qua a uccidere questo, ma si può? No, che non si può. Senti, lascio che quelli mi seguono, tanto non fanno tanto danno. Cioè, non è che posso stare qua a perdere tempo io. Aspetta, fermo. Ah, non ti puoi muovere.
No, Luigi. Uno. Togli il miele. Vabbè, sì. Poi Rapid Mario. Vabbè, Luigi si prende una busta, non importa. Anche se non ho sguardo d'acqua, visto l'eroe qui, magnetica danza è sbroccata. Tipo. Fortissima, fortissima. Attenzione, e devo stare attento a non ucciderli, perché sennò Catenaccio viene attacca a me. Oh cazzo! Signor Catenaccio, posso spiegare? Aspetta. Ah no, va da Luigi, ma come va da Luigi? Ma è palesemente più vicino a Rapid Mario. Ah no, anche va. Ah no, Luigi è più vicino a quest'altro, Catenaccio. È modo di bypassare i catignacci per arrivare là sopra. This is the sfida. Vabbè, proviamo il 50%, che sicuramente fallirò. Oh, meno male. Mettiti qua. Sì, se coso. Rapid Mario verrà morsicato, sti cazzi. Tanto ha tutta la vita. Tu non ci arrivi da lui, vero? Però gli blocchi la strada. No, gli blocca la strada, forse? Questi non scenderanno mai. Perlomeno la pianta non scenderà mai. Dammi ustione. Avvicinami. Bella, bella. Non lì però. Bella, più vicino al tuo. Mi accontento. Se riesco a trovare modo di far saltare qualcuno su Mario e arrivare là sopra, ho fatto jackpot. No, non blocca il passaggio. Aspetta, un po' ti ammazza Luigi, inutile ridi. Tu? Sì, ma non ce la farò mai in 3-2 ad arrivare lì, cioè, facciamo i seri. Faccio. Cioè, boh, arrivo qua e poi mi prendo una svalangata in testa. Perché non posso manco attaccarlo. E non vorrei neanche. Cioè, questo seriamente mi uccide se arrivo qua, eh. Mamma mia! Bellissimo. Io non posso. Ah, posso passare. E allora. Si ribalta la situazione. Questo se no ammazzi Luigi. Oh cazzo, ci avevo pensato a questo. Puttana. Vabbè. Sai come dice il detto? Ciò che non ti uccide ti toglie HP. Boh, spariamo. Sì, adesso noi dobbiamo uccidere questi due in un turno, cioè. No, in due turni in realtà. Sì, il fatto è che in questo turno qualcuno ci muore sicuro. Questa sfida è difficile. Questa è veramente tanto difficile. Ok, Luigi è morto. Anche Rabbit Mario probabilmente. Sì. No, aspetta. 9 HP. Che emozioni. Mario, come cazzo ci arriva lì dentro? Mi spieghi come ci arriva lì dentro? Non ci arriva lì dentro. Questo si muove di 4 caselle.
Cioè, non c'è modo di passare senza farsi mangiare dal catenaccio. Devi per forza farti morire dal catenaccio. Un boss se lo può anche tankare, Mario. Quello che non si può tankare è morso più attacco della pianta. Aspetta, il catenaccio non si è mosso, what? Come mai? Non dovrebbe morire, Mario? Se con l'ustione mi allontana dal tubo, bestemmio, ok. Attenzione, eh! Che posso aver vinto? Potrei aver vinto. Potrei aver commesso un errore. Potrei aver commesso un errore all'ultimo turno? Ok, no. Non aveva ancora attaccato Mario. No, perché stavo pensando. La magnetica danza, se l'attivi quando un nemico è già a melee range, cioè è già una casella di distanza da te, non lo fa muovere, quindi non attiva sguardo d'eroe, quindi sarei dovuto muovere almeno una casella di distanza, però vabbè. Ci ho fatta, abbiamo vinto, urrà, vittoria. Potevo farlo sicuramente un pochino meglio, però non era facile questa, Sfida numero 4, questa si chiama schiacciateli presto. La raggiunge la zona in un turno. Ok. Proviamo. No, è una di quelle dove devi escogitare qual è il modo migliore di farsi rimbalzare. Oh, basta queste. Ma che cazzo fai adesso? Spiegami un attimo. Luigi che minchia fa da lì? È una di quelle, ragazzi, una di quelle dove bisogna farsi rimbalzare in modo giusto. Non ci avevo pensato che sia entrato lì dentro. Questa è una di quelle dove bisogna provare e anche provare. Il fatto è che se uso vista dell'eroe lo ammazzo. Cioè non è che posso dire tipo lo pullo, poi uso vista dell'eroe, no, lo ammazzo diretto. Lo faccio rimbalzare, vabbè. No. Qui bisogna capire come. E dovremmo usare le armi di base per non one-shottare i nemici o farli rimbalzare o cose così. Ora lo posso colpire. Però non entra più nel tubo lui. No, semplicemente idiota. Guarda d'acqua. Sperando di non ucciderlo. Ma lo uccide.
No, non lo uccide. Attenzione. Oh, ce l'ho fatta! Bella! Spettacolo! Carina. Ma non ci ho messo neanche poco, era tipo il mio quarto, quinto tentativo al massimo. Bello! Carino questo. Senza Rabbit Mario come cazzo fai però? Senza Rabbit Mario non puoi. Cioè, è difficile. Vabbè, tanto l'ho risolto. Sfida numero 5, una via di fuga. Vinsero la battaglia grazie alla loro. No, scorta Toad, che palle, scorta Toad. No. Circondato. Che violenza. Tengo Luigi. Toad non lo posso proprio muovere, immagino. No, lui non può neanche fare scivolata. Da qui non arrivo a vedere uno dei nemici? Ma come? Ma come non ci arrivo? Vabbè. Cazzo! Non ho rimesso le armi buone. Allora, vediamo un po'. Dove si genera l'uragano? Ah, qua. E va verso di qua. Va bene, quindi Toad non dovrebbe essere in pericolo. Spram, ok. Ok, vista dell'eroe, sguardo d'aquila, però prima scendo con Mario. Usa la magnetica danza tu. Fuori uno. Non è in range, maledizione. Fai fuori uno di quelli lì. Sono solo nemici che vengono one-shottati in questa mappa. Allora, così raccogliamo tutte le monete. E Toad vai più avanti che poi. Semplicemente. Tornado si muove, non deve dare fastidio. Forse di tu a prendere uno di loro, sì. Pure fuori dai limiti così. Gratuito. Picchiano però, eh. Ma noi di più. Ecco questo appena si muore. Si muove e muore. Esatto. È rimasto solo un nemico. Come l'hanno detto? Non ci sono più nemici, quindi direttamente dobbiamo semplicemente far correre Toad. Come l'hanno detto. Vabbè, ma cosa vuoi che facciano questi, dai? Ok, Mario, spostati magari. Toad vai qui. Rabbit Mario mettiti in posizione. Aspettiamoli al varco. Luigi mettiti qui. Così il turno dopo userai Pialesso su Toad. Oddio, non mi sono dimenticato di vedere l'uragano. Ma ok, non è un problema. Questa battaglia è imperdibile. Cioè tu one-shotti tutti i nemici.
Sì, vabbè. Ho fatto Rapid Mario, non... mica muore. Allora, e adesso... facciamo muovere Toad. Questo qua. Ah, non facciamo muovere Toad. Hanno l'abilità che se ti muovi ti sparano tutti. Fermi tutti, che nessuno si muova. Vai tu, Mario. Ok. Quanti sono? Sono loro tre? E basta? Ah, c'è un altro nascosto dietro. Spero questo faccia male anche a Mario. Non so per cazzo. Oh. Qua ci divertiamo. Allora, voi morite malamente. E il Rabbit Man si è curato di tutti i danni che gli avete fatto. Le monete. Ok. Ora, Mario. Lui ci riesce a farne fuori uno di due? Al 100% della probabilità? No. Da qui no. Vabbè, prova comunque. Che palle. Non c'è niente che posso fare? No. Muovi Toad. Cazzo, niente, così per vedere il tornado. Ah, quell'altro sarebbe morto. No, morto il tornado no, perché il tornado non fa tutti sti danni. Forse prende Luigi, ma tanto non è un problema. LOL. Sì, colpisci. Aia. Ci fanno altri 4. Qua in teoria Mario non dovrebbe essere preso dal tornado. Rabbit Mario. Magari si mette un attimo più in posizione. Qua. Scusati anche magari. Luigi stai bene lì. Ah, qui sono altri due nemici, attenzione. Porca miseria. Luigi qui allora. Il turno dopo Toad vince la battaglia se non morirà. Ok. Momento della verità. Se ammazzano Toad in questo turno, ho perso. Se no ho vinto. O se gli fanno miele. Si fanno miele è veramente stronza come cosa. Ho fatto fuori uno. Ora si muove un altro, magari. Ok, colpite Luigi. Tutti su Luigi. Fatto scudo, mo l'ho attaccato due volte. Cioè, gli fa tre colpi da cecchino nel tempo che quello lì fa un passo. Va bene, sì. Hai vinto, raga. Anch'io.
Tanto mi fate 6 danni con la scivolata, cosa volete fare? Vabbè, facciamo avanti veloce, ragazzi. Tanto ormai la battaglia è finita. Aia. Ok, l'ultima cosa da fare prima di... L'ultima cosa da non dimenticarci per perdere la partita è assicurarci di non muovere prima Todd, che sennò ci muore. Perché viene attaccato da loro. Quindi, io ora posso muovere Todd? Dovrei poterlo muovere. È sicuro, no? Fatto. Un po' noiosa questa. Un po' perché è troppo facile, un po' perché in generale scorta Todd sono delle battaglie abbastanza noiose, secondo me. Le baffate 5. A metà. E sarà anche un ottimo momento per chiudere la parte. Quindi... Le altre 5 le faremo nella prossima o nelle prossime due parti. Probabilmente nella prossima. Quindi termino qui la parte numero 15 da display di Mario Rabbids Kingdom Battle. Se vi è piaciuto, cliccate il pulsante sul salto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.